Esercizio numero 93, pagina 28. Tutte equivalenze di volumi. Da millilitri a litri. Ricopio il numero 12,5 e al posto di millilitro metto un millesimo di litro, 10 alla meno 3 litri. Questo è il risultato. Da litri a centilitri. In un litro ci sono 100 centilitri o centilitri. Quindi questo numero va moltiplicato per 100, si sposta la virgola di due posti, 1,5 centilitri. Da ettolitri a decilitri. Ci sono tre posti, perché ettolitri, decalitri, litri, decilitri, quindi al posto di un ettolitro scrivo 1000 decilitri. E questo è il risultato. Poi da decilitri a litri devo dividere per 10 perché un decilitro è un decimo di litro. Da metri cubi a centimetri cubi. Sono tre posti che diventano, anzi no, sono due posti da metri a centimetri che diventano 6 perché triplicano. Perché sono cubi, quindi due posti triplicano, diventano 6, ricopio il numero per 10 alla 6. Da centimetri cubi a decimetri cubi sarebbe un posto solo che triplica perché sono cubi, oppure conviene partire da metri cubi, ricopiare 0,54 e scrivere al posto di metri cubi un metro cubo 1000 decimetri cubi, cioè 1000 litri. Facendo il calcolo viene 540 decimetri cubi, cioè 540 litri. Da metri cubi a decimetri cubi bisogna moltiplicare per 1000, il numero lo ricopio, perché un metro cubo sono 1000 decimetri cubi, cioè sono 1000 litri. Invece da metri cubi a decametri cubi devo dividere per 1000, perché un metro cubo è un millesimo di decametro cubo. E quindi facendo il calcolo sposto la virgola di tre posti, 10 alla meno 3, viene questo numero. Questa è la più difficile, micrometri cubi, ricopio il numero, per andare a nanometri cubi, l'unità di misura diventerebbe tre volte più piccola tra micro e nano perché 10 alla meno 6 è 10 alla meno 9, ma sono cubi, quindi diventa non tre ordini di grandezza ma 9 ordini di grandezza, quindi triplica l'ordine di grandezza, 9 volte di grandezza più piccolo, cioè l'unità di misura si rimpicciolisce di un miliardo di volte. Allora il numero diventa più grande di un miliardo di volte. Da micrometri cubi a metri cubi il numero lo ricopio, 415, poi da micrometri a metri sarebbero 6 posti, che però cubi diventano 18 posti. Siccome stavolta l'unità di misura diventa più grande, allora il risultato diventa più piccolo, quindi 10 alla meno 18esima. Ed eccolo. Poi da metri cubi a terametri cubi. Tera è 10 alla 12, quindi al cubo diventa 10 alla 36. Siccome l'unità di misura diventa più grande, il numero diventa più piccolo, quindi è il numero precedente, 415 per 10 alla meno 18, che però diventa 10 alla meno 36 volte più piccolo, il numero. Quindi si moltiplica per 10 alla meno 36, questo perché l'unità di misura diventa 10 alla 36 volte più grande. Infine, da metri cubi a chilometri cubi, ricopio il numero iniziale, 415 per 10 alla meno 18, poi al posto di metro cubo scrivo un miliardesimo di chilometro cubo. E il risultato è questo, cioè 415 per 10 alla meno 27 chilometri cubi. Prima invece il risultato completo era 415 per 10 alla meno 54 terametri cubi.